come molti hanno potuto constatare, ci troviamo in un periodo molto difficile. Tutti quanti noi abbiamo una serie di difficoltà e di ristrettezze perché stiamo qui a casa e non c'è anche, sembra che ci vengano proprio limitate la nostra libertà, quindi la possibilità di uscire, di vedere le persone, di incontrarci. Dobbiamo considerare che questo periodo non è venuto a caso, ma è qualcosa a cui ci stiamo preparando perché non dobbiamo vedere soltanto i lati negativi, ma stiamo arrivando a un periodo in cui verranno fuori una serie di novità. Ho come ospite un carissimo amico che conosco ormai da una vita, Giorgio Ciacchella. Abbiamo fatto un percorso insieme. E lui, Giorgio, è un compagno di ricerca, io lo conosco da molti anni. Abbiamo frequentato il movimento gnostico da quel lontano 1992, la gnosi, lo studio dello gnosticismo. Questo è stato sia per me che per lui, che per i nostri amici. Abbiamo formato un gruppo di ricerca ed è stato un percorso spirituale molto importante per ognuno di noi di questo gruppo. Avevamo un centro qui a Roma, a Viale Morenze. Così ci riunivamo, invitavamo la gente per dare un messaggio molto importante, il messaggio proprio del percorso per il risveglio della coscienza. E all'epoca queste informazioni non le trovavi da nessuna parte perché non c'era internet, ma c'era il volantinaggio, no? Io mi ricordo ancora che mettevamo le locandine per i muri e attaccavamo al muro le locandine e quindi per far venire gente, no? E quindi divulgare queste informazioni di Samael Aunweor, che all'epoca era proprio nel 1960, fondò questo movimento in Colombia e poi fu diffuso in tutto quanto il mondo. È stato un gruppo straordinario. Una sorta di elite, no? Perché avevi il senso di questa ricerca continua ed era un lavoro proprio di approfondimento spirituale e ognuno di noi ne ha tratto molto. È stata un po' la base e ognuno fa il suo percorso. E adesso comunque ci stiamo riunendo questi ultimi anni perché abbiamo ricominciato a fare insieme un percorso di meditazione in un gruppo che si trova qui, che si trova sempre a Roma. E questo per dire, ognuno sta seguendo la sua strada, ma la verità è sempre quella, per tutte le strade portano sempre a percorsi paralleli che ti portano poi alla stessa verità, quindi alla scoperta di se stessi. Allora, io vi presento Giorgio Ciacchella. Eccoci qua, Giorgio, come stai? Buonasera, ciao amici, felice di vederti, di sentirti, felice di condividere questi momenti assieme dovuti a circostanze che sembrano, diciamo, non provenire da noi, che quasi come se non dovessimo farne parte, invece siamo coinvolti e, come tu hai detto all'inizio, ne saremo coinvolti cercando i modi positivi, i modi più fruttuosi per crescere e per utilizzare questi momenti per noi stessi. Guarda, giusto mentre tu parlavi, mi è venuto in mente un ricordo di un grande maestro indiano che fu un attivista politico all'epoca della liberazione dell'India, un certo Aurobindo, Sì. che ha lasciato un grande insegnamento, un realizzato praticamente. Lui, per motivi politici, era un mistico, però non era ancora affermato, però per motivi politici fu arrestato e passò degli anni in carcere. E lui poi nei suoi libri spiegò che gli anni passati in carcere furono i periodi più belli della sua vita perché riuscì a entrare in contatto col sé interiore quasi obbligatoriamente, perché non poteva naturalmente fare nulla, avendo già le basi e la cultura per poter andarlo a cercare, si mise in questa situazione e ebbe dei risultati sconvolgenti. Quindi cerchiamo in questi momenti di vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Il bicchiere mezzo pieno indica che noi abbiamo il tempo a disposizione, quello che
di cui ci lamentiamo sempre, no? Spesso, anzi, troviamo gli alibi, no, non lo posso fare, non c'ho tempo, non posso venire, mi piacerebbe partecipare a quella conferenza, a venire alla riunione tale, ma sai, non c'ho tempo, esco dal lavoro tardi, oppure ci troviamo una marea di motivazioni giuste, non giuste, per cui non abbiamo poi questa opportunità. Io considero che invece questi momenti siano dei momenti d'oro da non farci scappare. Seguendo delle, come dire, delle, dei suggerimenti a proposito, possiamo trarne il maggior vantaggio, cioè sono delle opportunità d'oro fra le tante che ci sono già state date come umani, però questa vediamola da questo punto di vista, e soprattutto per quanto riguarda l'essere nel presente. Cioè, allontaniamo dalla nostra mente tutto quello che è paura, preoccupazione, ansia, il domani, no? Adesso più che mai ci rendiamo conto di quel famoso adagio che dice chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Effettivamente ci troviamo in questa situazione, un confronto con noi stessi. Siamo quasi, tra virgolette, costretti a guardarci allo specchio adesso e a fare le nostre valutazioni, no? Che abbiamo fatto, che possiamo fare per noi stessi e naturalmente di riflesso per gli altri, perché ci siamo ancora di più resi conto che siamo collegati, siamo tutti nella stessa barca, una barca che viaggia, è una barca che continua il proprio viaggio, ma è una barca che deve avere la consapevolezza di quello che sta avvenendo. Si è parlato tanto, tu Michi ti ricorderai, parlavamo dell'era d'acquario già dai primi anni 90, e vi ricorderete, qualcuno ricorderà senz'altro lo spauracchio del 2000, no? L'anno 2000, sì, sì. Il terzo millennio, e c'erano i catastrofisti, c'erano mille teorie, e il calendario Maya, poi fino al 2012 ci fu quello del calendario Maya, la distruzione del mondo e tutte queste cose che invece avevano un senso, ma dobbiamo anche dire che certi cambiamenti non sono avvenuti come se ci fosse stata data una proroga, no? Sappiamo poi che molti maestri realizzati in questo momento stanno facendo il massimo per offrire all'umanità delle opportunità d'oro. Quali sono le opportunità d'oro? Sono quelle di conoscere noi stessi, di centrare l'obiettivo della nascita umana, che è quella appunto di conoscere chi siamo, no? Il proposito stesso della gnosi. La gnosi come conoscenza parte come considerazione da noi stessi. Se non troviamo all'interno di noi quello che cerchiamo, non lo troveremo mai al di fuori, specialmente adesso dove ci rendiamo conto che le ricchezze, le posizioni sociali, lo status, il lavoro, i nostri possedimenti, tutto quello che abbiamo in questo momento non valgono più nulla. C'è un, come dire, un, non voglio usare il termine appiattimento, però come un'uguaglianza fra tutti quanti, dove ci ritroviamo effettivamente a fianco a vivere una situazione che ci amalgama tutti, ci ha unito tutti quanti. Allora, pensavo proprio a questa cosa, primo al discorso di tanti valori che noi avevamo, messo al primo posto, che stanno passando tutti quanti sotto, come per esempio il lavoro, il successo, il potere, il denaro, il sentirsi considerato dagli altri, tutti quelli che erano dei valori relazionali tra noi e il rapporto che abbiamo con le altre persone. Tutto questo sta passando in secondo luogo, quindi noi ci troviamo, come tu hai detto, di fronte a noi stessi, in uno specchio, in un habitat molto più limitato, che è l'habitat delle persone che abbiamo proprio più care e più vicine a noi in questa vita. E quindi dobbiamo relazionarci con noi stessi e con le persone che abbiamo qua, che abbiamo insieme a noi, che abbiamo evidentemente scelto per fare questa missione di vita, no? E poi l'altra considerazione che tu stavi dicendo, importantissima, che siamo tutti uguali. Questo virus attacca tutti, come abbiamo visto attacca pure persone importanti,
E quindi non c'è il povero, il ricco, il meno importante, il più importante. Addirittura ho visto che ci sono anche dei capi di Stato, insomma, o delle persone molto importanti che hanno questo virus. Quindi siamo tutti in una situazione di parità assoluta. Questo è Guarda, bello. io aggiungerei anche che in questo momento possiamo verificare che i paesi che normalmente sono stati considerati i più ricchi, i più avvantaggiati, i più avanzati, stanno subendo, come dire, una botta che ci riporterà ad un senso di umiltà grandioso. Cioè qui l'arroganza del più forte, dello sfruttatore, di quello che può permettersi mille stratagemmi per non essere come tutti gli altri, in questo momento viene a trovarsi sullo stesso livello, molto di più dei paesi poveri o sottosviluppati, che forse neanche si accorgeranno di tutta questa storia, secondo me neanche la vedranno. Assolutamente sì. Guarda. Quindi E siamo questa all'inizio cosa. di una nuova era, cioè qualcosa che sta succedendo in maniera effettiva oppure è solo un avvertimento secondo te? O sta proprio, noi stiamo parlando proprio di una nuova era, no? E effettivamente sta avvenendo fuori qualcosa proprio di effettivo, di concreto. Tu cosa ne pensi di Sì, questo? guardate che in scala maggiore di un, chiamiamolo un disastro naturale, che potrebbe essere un terremoto, l'incendio che c'è stato pochi mesi fa in Australia, che comunque noi pensiamo sempre, bah, tanto è successo a loro, da noi qui più o meno stiamo ancora tutto bene, è un po' come quello che sta sulla barca, però il buco sta sulla prua, tu stai a poppa, ma tanto il buco sta a prua, io sto dietro, non mi succede niente, no? Anche quello è assurdo. Però, tanto per capire come in questo momento noi abbiamo, secondo me, un avvertimento, no? Un grande avvertimento. Un grande avvertimento, ma anche della condotta che tutti quanti abbiamo avuto fino a questo momento, in tutti i paesi del mondo, no? Questo ci porta comunque a comprovare quegli avvertimenti che sono stati dati all'umanità in varie maniere già da secoli, possiamo dire, e che si sono concretizzati. Questa diffusione si è concretizzata proprio come una tempesta, che come tutte le tempeste poi finirà, perché non durano per sempre, e che ci rimetterà in una situazione da riconsiderare le nostre vite, i nostri obiettivi e le nostre priorità, restringendole proprio a, secondo me, a delle minime necessità di sopravvivenza. In altre parole, dovremmo semplificare la nostra vita, forse in modo che adesso come adesso non possiamo neanche pianificare né immaginare, perché il cambiamento di epoca è stato, non voglio dire predetto, però si tratta anche di leggi, come dire, di meccanica celeste. Si tratta di spostamenti planetari per cui si subiscono, diciamo, bisogna passare per delle trasformazioni affinché poi ci sia il rinnovamento. È un po' come cambiano le stagioni. Noi non ci dobbiamo spaventare se l'inverno, sin dall'autunno cadono le foglie, alcune piante muoiono, non ce la fanno a superare i rigori dell'inverno, però dopo con la primavera qualcosa rinasce, qualcosa rispunta fuori. Allora, le epoche, diciamo, le ere lavorano più o meno in questa maniera. Siccome per tanti che magari conoscono un po' i linguaggi più antichi, si è parlato del Kali Yuga, no? Questa epoca dove ci ritroviamo in una grande materialità, dove i nostri obiettivi, i nostri scopi sono stati essenzialmente l'accumulo, la materia, l'egoismo e lo sfruttamento. Questo, diciamo, è un carattere, un sapore che corrisponde a un'era che non funzionerà più, cioè come se qualcosa si stia inceppando, come se l'ingranaggio di questo andamento, di questo stile di vita è in fase proprio di blocco, no? E questo produrrà nelle persone anche la ricerca di nuovi valori, che poi non sono nuovi, perché sono i valori che corrispondono all'umano,
all'essere umano che noi abbiamo messo da parte, sempre poi motivati dalla grande paura, la paura del domani, la paura di come sopravviverò, che farò, che guadagnerò, che mangerò, no? E queste paure sono, come dire, i punti di riferimento che hanno condizionato la nostra vita a tal punto che ci siamo poi isolati gli uni dagli altri, dimenticando che siamo una famiglia umana. E il signor Corona ci ha rimesso davanti questa prospettiva. Cioè, in un momento noi possiamo ritrovarci in una condizione inaspettata e non c'è nessuna garanzia del cosiddetto domani, no? Quindi il presente è importantissimo. E io suggerisco appunto che in questi giorni, che finiranno, perché poi finiranno, possiamo sfruttare al meglio il nostro tempo. Quindi poi durante questo incontro io proporrò magari delle pratiche molto semplici, molto brevi, per cui possiamo aiutarci, possiamo mantenerci vivi, a galla, positivi, gioiosi. Non dobbiamo perdere le nostre qualità che corrispondono proprio all'essere umano, perché l'essere umano è stato creato con l'obiettivo di essere un essere felice, un essere gioioso, un essere amichevole, un essere empatico, no? E questo saranno i valori della nuova era. I valori che diciamo sono quelle famose 5 monete d'oro che vennero date a quel saggio e che non se n'è mai privato, no? Tu, Michi, semmai ti ricordi pure chi era quel grande saggio. Queste 5 monete d'oro in sanscrito vengono descritte come Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, no? Verità, rettitudine, pace, amore e non violenza. Questi sono nella nostra natura. Diciamo, quando avviene la creazione, ogni elemento ha il suo dharma, ossia la sua funzione specifica, la sua essenza, la sua essenzialità. Per farti un esempio, il dharma del sole è illuminare, no? Il dharma dell'uccello è quello di volare. Il dharma dell'aria è quello di trasportare, del vento. Ogni elemento ha la sua funzione esatta, precisa. L'essere umano è l'unico che ha il potere di avere il suo dharma consapevole, cioè di deciderlo quasi, no? Di poterlo seguire, di poterlo realizzare. E questo è una cosa grandiosa, è quello che noi dobbiamo riscoprire, la nostra vera natura interiore, no? Che è una natura di felicità, di gioia, di condivisione, di benessere. E questa situazione ci sta mettendo appunto a dura prova perché dobbiamo affrontare questo cambiamento. Cioè, il cambiamento non è mai esterno. Diciamo, quando noi parliamo del cambiamento di era, non ci dobbiamo aspettare, come tanti magari che aspettano che vengano le navi da altri pianeti a darci la soluzione, oppure che qualcuno ci dia una scorciatoia per poter sfuggire ai nostri problemi e poter, come dire, risolvere tutto in uno schioccar di dita. Dobbiamo entrare in noi stessi. Dobbiamo in questi momenti di difficoltà capire quali sono le nostre zone d'ombra, quali sono le nostre paure. Affrontiamole. Non le releghiamo da una parte, non ci tappiamo gli occhi, né facciamo finta di niente. Ormai è venuto il momento di affrontare anche queste debolezze che abbiamo, questi nostri aspetti poco piacevoli, poco gradevoli. Tramite questa conoscenza interiore noi faremo un salto di qualità inimmaginabile. Potremmo veramente creare su questo pianeta un mondo senza barriere, no? Il mondo che descriveva John Lennon nella canzone Imagine, no? Immagina se fosse così e così, ma siamo noi i creatori di questa realtà. Non dobbiamo aspettare nessuna mossa esterna, nessun governo, nessun politico, nessuna religione o nessuno che ci prepari il terreno dove noi poi tranquillamente ci piazziamo e viviamo la nostra vita. Dobbiamo fare anche noi il nostro percorso e dobbiamo apportare quello che possiamo apportare. E mi viene in mente quella parabola vedica molto carina, no? Del leoncino che venne che si perse nella foresta. Questo leoncino,
si aggregò a un gregge di pecore e crebbe con queste pecore. Quindi imparò a mangiare l'erba, imparò a belare, imparò ad andare assieme a tutti gli altri, finché un giorno un grosso leone si avvicinò a questo gregge e con un ruggito possente fece scappare via tutti, tranne il leoncino che rimase interdetto e guardò il leone grande, il quale gli disse: «E tu che ci fai in mezzo a questo gregge di pecore?» E il cucciolo di leone disse: «Ma io sono una pecora, sto con le mie pecore.» «No, no, no, tu non sei una pecora, tu sei un leone.» «Un leone? Ma io ho imparato a belare, mangio l'erba, io sono una pecora.» «No, no, no, vieni con me.» E il grosso leone lo portò su uno stagno, dove finalmente lui si specchiò e vide la propria immagine e capì di essere un'altra cosa. Questa rivelazione permise al leone di conoscere la sua natura, no? Di capire effettivamente che tutti noi effettivamente siamo dei leoni. Abbiamo dentro di noi un potenziale inimmaginabile, impensabile, no? Abbiamo un aspetto soprannaturale, un aspetto divino, no? Per quello tanti maestri indiani, come anche occidentali, insistono sul fatto di riscoprire questa nostra identità divina, questa nostra identità superiore, questo sé interiore che è il mago, è il creatore, è la massima espressione della creazione dentro l'essere umano. Questo è grandioso, eh? E invece abbiamo fatto la fine del ricco che ha dimenticato dove ha messo il tesoro e quindi va in giro per le strade a chiedere l'elemosina. È vestito di stracci e non sa di essere molto ricco. Infatti volevo aggiungere una cosa, che probabilmente il fatto di riscoprire se stessi come dei leoni, quindi con questa forza che abbiamo dentro, con quindi degli esseri divini, è proprio lo scopo principale della nostra esistenza, della nostra vita qui sulla Terra. E che cosa succede? Che quando noi, come tu dici, ci dimentichiamo, quindi cambiamo strada e quindi ci dimentichiamo di questo scopo così importante che è il contatto con il nostro sé, con la nostra parte reale, il ritorno alle nostre origini, ogni volta che noi ci dimentichiamo di queste cose, evidentemente c'è la vita stessa che ci riporta al giusto cammino, quindi ci mette di fronte a delle situazioni più difficili o più complicate che noi dobbiamo comunque affrontare per tornare a noi stessi. Quindi anche questa è una grandissima sfida, ma forse è una delle più grandi sfide degli ultimi periodi per l'umanità intera, perché è come non un ammonimento, ma è come se la vita stessa ci mettesse di fronte a una situazione tale che deve arrivare una nuova era, quindi un'era di rinascita, e chi sarà pronto riuscirà a evolvere, quindi a non dico a evolvere, che poi non è una vera e propria evoluzione, è un ricordo di quello che noi siamo. Non esiste, io non penso che esista in realtà un'evoluzione, perché l'essere umano di per sé già è elevato, già ha delle caratteristiche divine. Non dimentichiamo questa cosa. E dobbiamo ricordarci realmente chi siamo, no? Guarda, io voglio condividere, prima che mi dimentico, voglio condividere il pensiero dei grandi maestri indiani, per cui si dice che effettivamente quando un albero dà i suoi frutti, non tutti maturano nello stesso momento, lo stesso giorno, in quel preciso istante. Qualcuno maturerà un po' prima, qualcuno un po' dopo, qualcuno alla fine. Quindi tutti comunque arriveremo a questa grande scoperta, a questa grande conoscenza, a questa grande realizzazione. Si tratta solamente della tempistica. Quelle anime che hanno delle grandi inquietudini, che hanno proprio la voglia di ricercare e di conoscere in prima persona, proprio di sperimentare quello che è la natura sia umana che divina, questo è un momento eccezionale. Cioè, ci viene Assolutamente. detto che quelle persone che adesso hanno avuto l'incarnazione umana, in questo preciso momento, anche tragico, se lo vogliamo vedere tragico, effettivamente hanno avuto una fortuna immensa. Si dice che c'è sta, adesso la metto un po', tanto per rendere l'idea, che c'è sta la fila per venirsi a incarnare sulla Terra in questo momento, no? E ci stanno fior fiore di gerarchie, di angeli che stanno
togliendosi tanto di cappello, se ce l'hanno, di fronte a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di venire sulla Terra in questo momento, perché è un'epoca d'oro, dove le lezioni che ci vengono date sono delle lezioni di vita insuperabili. È inimmaginabile il vantaggio che possiamo ricavare da queste avversità, e come diceva il nostro grande maestro Samael, dalle peggiori avversità si ricavano le migliori opportunità. Se piangiamo e ci disperiamo e ci facciamo prendere dal panico, dalla paura, oddio, il contagio, la malattia, l'ospedale, la morte, questo e quell'altro, così non arriviamo da nessuna parte. Noi dobbiamo imparare l'autocontrollo, dobbiamo imparare a dominare la mente. Infatti poi più tardi faremo una brevissima interlocuzione su questo aspetto, perché altrimenti non sfrutteremo l'opportunità. Infatti, come prima cosa, te l'avevo anche accennata poc'anzi, consiglio, cioè suggerisco, per carità, ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma io consiglio in questi giorni spegnete il televisore. Il televisore è il nemico dentro casa, è una fonte di preoccupazione, di terrore, di psicosi, di ansia. Ma che ce lo teniamo a farci sul televisore? Ditemi, cioè, se vogliamo sfruttare il tempo e avere, come dire, questa opportunità, dobbiamo fare dei cambiamenti, delle scelte. Cioè, dobbiamo capire che adesso è il momento della scelta, delle priorità. Troviamoci della bella musica, riscopriamo il potere della letteratura. Ci sono dei libri meravigliosi che possiamo in questo momento concentrarci su dei valori più essenziali, più veri, più autentici. Adesso vi consiglio, anzi, ve lo faccio vedere, perché l'ho ritrovati proprio da poco. Guarda, due libretti semplici, uno è del Swami Shivananda, La potenza del pensiero. È un libretto di 150 pagine, ma per me è la Bibbia. Questo è veramente, cioè, vi insegna come lavorare con la mente. Cioè, si legge in 3 giorni di volata, poi vedrete che va digerito, perché è un contenuto molto essenziale. E poi la celebre opera della canalizzazione del Conte San Germain, Io sono. Questo è un altro librettino, perché sono veramente dei testi molto sintetici, ma ricchi di una profondità insondabile. Quindi sfruttiamo il nostro tempo con queste letture, no? Sentiamo della bella musica. Recitiamo dei mantra, poi più tardi assieme faremo questa pratica, perché io lo raccomando, sono momenti per crescere, non sono momenti per disperarsi. Non c'è tempo per la disperazione. La disperazione non aiuta nessuno, no? La paura non aiuta nessuno, anzi, la paura blocca le funzioni essenziali dell'essere umano. La paura fa secernere delle sostanze ormonali che aumentano la possibilità di ammalarci. Ma allora perché ci dobbiamo avere paura? Di che cosa? Purtroppo ci viene riproposto in questo momento le antiche paure, le paure ataviche della persona, no? La paura della morte, c'è questa incognita tremenda che quando poi ci troviamo faccia a faccia, cioè capiamo che non abbiamo ancora capito niente. E Sì, quindi io in una diretta precedente che ho fatto, infatti ho parlato proprio delle forme pensiero e delle egregore, perché come sappiamo bene, bene. ci sono anche degli eminenti studiosi e anche dei viaggiatori o investigatori dello spirito, quali per esempio l'Ange Vodan e Daniel Sì. Meruà, che ci parlavano proprio di queste forme pensiero e queste egregore, che effettivamente sono come se dei pensieri che vengono da tutta quanta l'umanità, un serbatoio di pensieri che sia positivi che negativi, ma una delle egregore più brutte, diciamo, più spaventose, è proprio quella della paura, la paura della morte. Perché? Perché fa leva su una paura atavica che ognuno di noi ha, quindi
tutto quanto l'inconscio collettivo ha questa paura, non essendo noi più in contatto, avendo questo, perso questo contatto con il nostro sé superiore, chiaramente abbiamo questo vuoto che dobbiamo colmare con tante cose materiali, che ne so, lavoro, famiglia, denaro, potere, farsi considerare dagli altri, tanti, tanti tasselli materiali che cerchiamo di aggrapparci a questi tasselli per colmare queste paure. E abbiamo quindi la paura di perdere tutte queste cose, no? Perdere la macchina, perdere i soldi, perdere la famiglia, perdere la casa, non riuscire a pagare il mutuo, non riuscire. Perdere la reputazione, perdere, sì. Qual è la paura più grossa poi in assoluta? Perdere il nostro corpo fisico, quindi la paura proprio di morire, perché ci identifichiamo con la nostra parte fisica, quindi c'è il nostro io personale che è completamente scollegato ed è dal nostro io divino, quindi dalla nostra parte, dal nostro sé superiore, quello che lo stesso Samael Weor chiamava come un io frammentato, i cosiddetti aggregati psicologici. Tanti io Molteplicità. tra di loro che si aggrappano a tante cose, a tutte queste, a queste paure, no? Queste paure ataviche che sono tantissime. Quindi dobbiamo riconnetterci se proprio vogliamo riconnetterci con qualcosa, connettiamoci con i pensieri positivi, pensieri di unità, quelle che sono le egregore positive, quindi l'amore, l'egregora dell'amore, l'egregora dell'unione di tutti gli esseri. È importante quindi recitare questi mantra, no? Anche di unione, di fare meditazione, proprio perché serve la meditazione, il lavoro che noi facciamo poi serve anche all'evoluzione di tutta quanta l'umanità, anche il lavoro dei pochi serve poi a far evolvere gran parte dell'umanità, ad Guarda, aiutare anche gli altri. io vorrei spingermi anche un po' più in là, oltre ai pensieri positivi, diciamo l'ottimismo, no? Coltivare l'ottimismo sempre, 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 c'è sempre una via di uscita a tutto, non siamo mai in trappola. Mi spingerei a dire di creare addirittura il silenzio, no? In questi momenti dove la mente viaggia a 300 all'ora, cercando di mettere le pezze per risolvere tutte le situazioni economiche, familiari, giustamente, perché poi questi sono processi naturali nella natura umana. Ma creare il silenzio interiore ci fa fare un salto di qualità notevole, perché col silenzio interiore noi capiamo che possiamo uscire dalla falsa idea di essere il corpo fisico. Sì. Passiamo al di là della mente e ci ritroviamo in una, chiamiamola dimensione, in uno stato interiore sconosciuto, uno stato interiore che viene, a volte può succedere casualmente, molto di rado alle persone, ma altrimenti si sperimenta con la meditazione e con il vuoto interiore. Quando ci uniamo al tutto, quando ci scopriamo che siamo parte di un tutto, di una creazione immensa, la cosiddetta goccia che si riunisce all'oceano. Ma queste sono parole. Sperimentarlo è tutto un altro discorso e credo che adesso come adesso a noi interessa solamente la sperimentazione, la conoscenza, proprio assaggiare la dolcezza dello zucchero perché l'abbiamo proprio ingerito, no? Non perché qualcuno ce l'ha spiegato. Poi ci serve pure chi ce lo spiega, tant'è vero che volevo fare una piccola parentesi su quello che stiamo dicendo. Rivalorizzando tre aspetti, tre cose fondamentali che sono molto, molto difficili da ottenere nella creazione. La prima, nascere in un corpo umano. Guardate che non è così per scontato che si nasce come esseri umani. La seconda, avere nel nostro interiore questa voglia di ricercare, questo anelito proprio della verità. E la terza opportunità, diciamo che siamo molto fortunati, se ce l'abbiamo, è avere un guru, un maestro, che lo riconosciamo come tale, che ci indichi la via. Ma chi è il guru? Guru, come dice la parola, guru, dalla notte dal buio alla luce, dalla notte al giorno. È un indicatore, non è uno che ti salva, è un indicatore. È colui che, avendo fatto il cammino, ti dice dove stanno i pericoli, quali sono le avversità,
quali sono le cose da evitare e quali sono le cose che invece devi fare, no? Come impiantarsi una disciplina, no? Impiantarsi un modello di vita che deve essere fondamentalmente diverso dal modello che abbiamo fatto, che abbiamo avuto fino adesso, che abbiamo visto dove ci ha portato, no? Assolutamente sì. Quindi questo che stiamo vivendo è una lezione, come ogni lezione, se noi la impariamo, guardate che imparare una lezione è importantissimo. Non facciamo come lo studentello che non va a scuola, non impara, è il giorno dell'esame, poi quando deve fare l'esame che racconta? Cioè, imparare queste lezioni è fondamentale, no? È bellissimo. È positivo, non c'è nulla da temere. Cioè, facciamoci chiarezza nella nostra testa che questa situazione si risolverà. Andremo avanti comunque. O andrà avanti qualcuno al posto nostro. Se c'è in atto una selezione, ci sarà una selezione. Quando cambiano le stagioni, come vi dicevo poc'anzi, se selezionano, tante piante non ce la fanno, tanti alberi muoiono, tanti animali pure non ce la fanno a superare i rigori dell'inverno. E sarà andata così, pazienza, no? Tanto non possiamo fasciarci la testa prima, no? Viviamo il momento, viviamo l'istante. Se noi abbiamo ottenuto questi tre aspetti, queste tre cose, che, ripeto, è difficilissimo. Questa triplice combinazione, ripeto, la nascita come corpo umano, la voglia, l'anelito di scoprire, di conoscere la verità, di conoscere, e terzo, avere una guida spirituale. Guarda. Sono importantissime. Senti Giorgio, una cosa, vediamo un po', ci sono persone molto interessate e vedo che ci abbiamo già 35 persone che ci stanno seguendo, ci stanno anche facendo un po' di domande. E se ti va, se vuoi rispondere a qualche domanda, ci proviamo un attimo. Allora, c'è praticamente vabbè, delle osservazioni. Lucia dice: speriamo che le persone capiscano questa realtà sta diventando insopportabile. Quindi chiaramente è una realtà che Chi era questa persona? Lucia dice: speriamo Lucia. che le persone capiscano questa realtà sta diventando insopportabile. Effettivamente Sì. bisogna comprendere gli eventi per quello che Guarda, sono. rispondo subito, cioè condivido più che rispondere, non c'è una risposta vera e propria. Allora, noi dobbiamo in qualche modo canalizzare e catalizzare delle forze totalmente diverse da quelle che adesso stanno diffondendosi nel medio ambiente. Tu, Michi, parlavi delle egregore, no? Queste forme pensiero da parte dei grandi veggenti, lo sapete che sono? Sono delle nuvole grigie, nere che circondano il pianeta Terra. Quando ci sono le nuvole, il sole non lo vediamo, sta sempre lì, non è mai sparito. Ma se non si diradano le nuvole, noi non lo vedremo, non lo vedremo più. Allora, Infatti, una delle meditazioni più belle che si fa in genere è proprio quella della luce, cioè di far scaturire dal nostro cuore, che è la nostra parte interna, far uscire questa luce che annulla e dissipa queste nuvole, quindi allontana queste nuvole. guarda, Lucia, voglio dire questa cosa. Speriamo che le persone capiscono, ma non tutti capiranno. Non possiamo, tra virgolette, obbligare la comprensione che uno raggiunge e che sia raggiunta da tutti gli altri, come i frutti sull'albero che non raggiungono la maturazione nello stesso giorno. C'è il libero Sì, arbitrio. dobbiamo rispettarlo questo processo, però c'è una cosa molto bella che mi è arrivata proprio giorni fa. Voi sapete che quando mettete un pezzo di ferro vicino a una calamita, se questo pezzo di ferro viene avvicinato per un po' di tempo, diventa una calamita. Io non la sapevo questa cosa. Una barretta di ferro accanto a un magnete si magnetizza. No? Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo essere noi, non aspettiamoci nulla dall'esterno, cioè magnetizziamoci noi stessi, cioè creiamo questa nuova realtà all'interno di noi e la trasmetteremo come un magnete a tutti quelli che ci stanno intorno. Così cambiano le cose dal basso verso l'alto. Chi ha una candela accesa e vede che qualcuno ha la candela spenta, la può accendere. Una candela accesa, dice, ne può accendere migliaia. Cioè, questo è come dire, un
un cambiamento di paradigma che noi dobbiamo assumere. Ognuno di noi deve fare qualcosa, deve fare qualcosa, deve fare qualcosa per primo dentro di sé. E questo, diciamo, questo cambiamento, questa trasformazione che seguirà alla trasformazione epocale, condurrà anche le altre persone a pensarla diversamente, a capire le cose sotto un altro punto di vista. Alcuni nell'immediato, altri un po' più tardi, non fa niente, ogni cosa a suo tempo, non dobbiamo avere fretta né farci prendere ripeto, dalla preoccupazione, cioè non preoccuparsi, cioè occuparsi prima di che cosa? Occupiamocene quando sarà il momento, eh? Senti Giorgio, c'è allora Peppe che chiede i nostri fratelli maggiori, vuole allora dice i nostri fratelli, quindi immagino che sono gli extraterrestri, sanno viaggiare fra le stelle e sono esseri illuminati. Poi lui dice Michi, mi confermi che i fratelli maggiori si spostano tramite scienza Ginas e mettono il corpo nella quarta dimensione. Effettivamente questa era una cosa che anche noi abbiamo sperimentato con le tecniche quando ci lavoravamo con la gnosi, cioè avevamo questa rivelazione praticamente di questi esseri superiori, di questi fratelli maggiori, perché non siamo soli, quindi chiaramente non Guardate, siamo non c'è, sì, esatto. Non c'è niente di nuovo in tutto questo. C'è una scienza antica, quando la persona si trasformano le frequenze. Quando un oggetto è molto pesante, questo oggetto si muove lentamente, con difficoltà. Quando una persona, diciamo, si alleggerisce, si svuota, cambiando delle frequenze importanti. Questo cambiamento di frequenza, questo alleggerimento permette alle persone di muoversi nelle cosiddette dimensioni parallele. E lì introduco pure quello che tu, Miki, insegni benissimo, sai meglio di me, lo sdoppiamento astrale. Cioè, quando cambiano determinate frequenze, sdoppiarsi in astrale non, cioè, diventa la cosa più naturale, come veramente come respirare o bere un bicchiere d'acqua. Quindi i fratelli delle stelle, ma anche grandi maestri incarnati sulla Terra in questo momento, e guardate che sono ce ne sono. degli esseri Ce ne umani sono. che evoluti che all'epoca erano come noi, quindi Il non corpo pensiamo umano, a sì, questa cosa. esatto, il corpo umano è ancora una macchina misteriosa, a parte che è un miracolo della creazione, perché anzi, in questi momenti di quarantena possiamo addirittura riconsiderare il fatto che noi abbiamo un sistema di difesa interiore che è pazzesco, cioè dalla pelle, dove ci stanno proprio dei batteri che contrarrestano gli agenti patogeni, ma vi rendete conto che come siamo stati creati? Addirittura a livello interiore, dove c'è una barriera insormontabile per tutti questi fattori che potrebbero in qualche modo insinuarsi, ma noi li annientiamo. Certo, dobbiamo stare in condizioni buone, cioè non dobbiamo farci prendere da alcuni aspetti, e questo lo devo dire, Michi, me lo devi permettere, ma abbiamo parlato dei fratelli superiori. Questi fratelli superiori adesso ci stanno dicendo un passo fondamentale da fare, ognuno di noi, cioè che ha a cuore questa situazione, che vuole, veramente vuole fare qualcosa, dobbiamo cominciare a esercitare dei cambiamenti. Non le voglio chiamare rinunce perché sarebbe eccessivo. Però tre cose, sempre il numero tre, ci si ripresenta e ci chiedono, qualcuno magari già l'ha fatto, lo sta facendo: uno, smettere di fumare, smettere di bere, smettere di mangiare carne. Questo permetterà la frequenza umana di crescere. Guardate che è una stupidaggine, se poi dobbiamo pensare a tutto il resto che dobbiamo comunque procedere per aumentare queste frequenze, quindi rinunciare all'ego, rinunciare agli attaccamenti, rinunciare all'orgoglio, no? Alla posizione sociale, a tante altre cose che sembrano, come dire, evanescenti, ma sono incarnate anche dentro di noi. Questo lo dico perché è un suggerimento che mi è stato dato e lo voglio condividere. So che tante persone hanno una buona cura di se stessi, hanno già capito come il prana, l'energia vitale, sia messa a dura prova quando si fuma.
cioè la nicotina è l'opposto del prana, quindi lì ci sono dei contrasti per chi vuole arrivare a una scoperta interiore, a una verità, per chi vuole sperimentare questo, come dire, questa divinità interiore, questa forza leonina che è in noi, da qualche parte si deve cominciare. Ecco, questi sono, come dire, i primi ragguagli di un cambiamento che è di pari passo col cambiamento epocale, no? Non aspettiamoci, come dicevo prima, che le cose avvengano dall'esterno. Noi dobbiamo seguirlo, questa è come dire un tapirulan che si è messo in moto, ma se noi stiamo fermi, il tapirulan ci butta per terra. Se noi lo continuiamo, seguiamo passo passo la velocità e il ritmo, e allora faremo un bellissimo esercizio. Senti Giorgio, cioè, le domande sono tante, quindi sto cercando un po' di scremare, di mettere un po' quelle che possono sembrare meno, diciamo, forse più importanti, però chiaramente sono tutte importanti. Allora, c'è un intervento di Antonio molto bello che dice: le nuvole non possono annientare il sole. E questa è una bellissima frase di Franco Battiato, di una canzone di Franco Battiato, di cui so che a te piace Grande tanto verità. e anche a me piace tantissimo. Grazie Antonio. E allora, vediamo un po'. Rosalia dice: cosa si deve fare per fare in modo che, passato questo momento, che si può considerare di riflessione, che non ritorni tutto prima, quindi che cambi qualche cosa. Ma io che cosa si può fare adesso? Perché dopo non lo sappiamo. Adesso per fare in modo che Dopo, io sono, mi sto abituando veramente, guarda, guardate, lo dico sul serio, mi sto abituando davvero a vivere oggi. Ho capito che il domani non è alla nostra portata. Il passato non c'è più, siamo solamente, come dire, vivi e con la possibilità di agire adesso, eh? Ricordo un altro piccolo, una piccola storiella, la condivido. C'era un discepolo che assisteva agli insegnamenti di un grande maestro. Nell'accomiatarsi, nel congedarsi dal suo maestro, lo ringraziò e disse: "Allora, maestro, ci vediamo domani." E, mentre si girava e se ne andava, il maestro lo chiamò e dice: "Vieni, vieni, vieni un po' qua." Ammonendolo da quando sei diventato il padrone del tempo. No? Facendogli capire che non bisogna neanche pensare domani, cioè domani, sì, domani verrà, non verrà, ma a noi adesso abbiamo il potere di agire, adesso, in questo preciso momento, mentre io parlo, mentre voi ascoltate, no? Cerchiamo di imparare a vivere questo momento, è essenziale, cioè ci si riempirà il cuore di gioia, guarda, Sai è che fondamentale. stavo pensando, no? Che riguardo a questa cosa che tu hai detto del vivere l'attimo, vivere il momento, no? Ultimamente, una cosa che mi è venuta da ragionare, da pensarci su, sembra che tutte le giornate sono uno uguale all'altra, perché il fatto che tu stai a casa, non hai niente da fare, non devi più andare al lavoro, non devi più, ed è un eterno presente. Cioè, io non so se anche a te hai avuto questa sensazione, che ogni giornata e sei uguale all'altra, sono tutte uguali, è un'unica Basta giornata sbagliata. che non diventa come il film Il giorno della marmotta, ti ricordi? Quello è pericoloso perché poi non Guarda riusciamo a che scoprire il nuovo invece di ogni attimo. Ogni attimo è nuovo, è una cosa che si infatti, rinnova. tu dici il film, quello ricomincio da capo, quel film che fecero No, anni Il giorno della marmotta è quello che si sveglia e vive sempre la stessa situazione. esatto, di Murray, mi sembra, non so, un film, quello che ha Sì. fatto Busters, lo stesso, che praticamente lui rivive, ricomincio da capo, no? Che lui riviveva a suo giorno sempre, e quindi gli capitavano sempre le stesse cose, e lui aveva l'opportunità ogni giorno di cambiare la propria vita, e quindi in base a quello faceva degli accorgimenti, finché poi diventò una giornata perfetta in cui lui aveva migliorato tutta la sua esistenza. E un po' è quello, perché ogni giorno è uguale all'altro, e quindi è come se tu sei di fronte a te stesso e devi scoprire quello che hai dentro. Quindi perché hai tanto tempo per meditare, tanto tempo per affrontare proprio tutti i problemi anche che hai con te stesso, le insicurezze, le paure, perché sei di fronte a uno specchio.
E quindi è bella questa cosa, no? Della ripetizione di un eterno attimo, un eterno presente, perché è come se fossimo presenti a noi stessi. Io sto percependo questa cosa, vivere più l'attimo, il Sì, momento. questo che dici è essenziale, bisogna vi viverlo con una rinnovata presenza, cioè senza la ripetizione monotona di pensieri e soprattutto guardando quello che avviene dentro di noi. Cioè è giunto il momento in cui la nostra mente non la possiamo più lasciare andare a briglia sciolta con pensieri che si susseguono uno dietro l'altro senza nessuna presa visione. Ecco, questo è fondamentale. Cioè, approfittiamo dei giorni, come tu dici, Michi, sembra che non accade niente di nuovo, ma sta a noi far accadere il nuovo. Quindi, con delle semplicissime tecniche, abituiamoci anche a determinati orari, a poter fare, non so, delle meditazioni, della recitazione di mantra, ascolto di musica. Gli inni vedici rompighiaccio dentro di noi, cioè sono delle vibrazioni. Infatti, su questo delle vibrazioni vorrei spendere 2 minuti. Sì, parlaci un po' di questi La inni vedici. vibrazione che Sì. noi abbiamo in questo momento è una vibrazione pesante, no? Tutti ancora non abbiamo le idee chiare che cosa accadrà, e poi vediamo troppi telegiornali. L'ho detto all'inizio, se qualcuno non era collegato, lo ripeto, spegniamo il televisore, per favore. È veramente una chiave importantissima, eh? È una cosa da non sottovalutare. Tanto non ci diranno mai la verità al televisore, ci getteranno solamente paura, preoccupazione, ansia, perché l'audience è sempre al primo posto. Allora, la nostra vibrazione deve crescere. Voi avete presente quel famoso ricercatore giapponese Masaru Emoto? Lui fece questo, lo faccio un po' a memoria, tanto per ricollegarci a questo argomento. Lui fece l'esperimento dei diapason mettendo in vibrazione diapason della stessa frequenza, della stessa lunghezza d'onda. Quando un diapason di una frequenza, per esempio 440 MHz, viene messo in vibrazione e accanto ce n'è un altro, quell'altro comincia a vibrare nella stessa maniera. Cioè, incredibile questa cosa, no? Magari una vibrazione di 2 MHz diversa non fa accadere nulla. Quindi è importante che noi, diciamo, fungiamo come casse di risonanza di vibrazioni positive. Le vibrazioni positive non si creano a livello di pensiero, ma si creano a livello di pratica, si creano a livello di raggiungere possibilmente l'assenza del pensiero. Quando la mente smette di chiacchierare, diciamo, si manifestano dei nuovi aspetti, si manifestano delle nuove presenze dentro di noi, che sono le nostre, o perlomeno la nostra, chiamiamola, identità superiore, no? Quello che viene descritto anche come nella letteratura vedica come l'atma, il sé interiore, no? La nostra natura essenziale divina, che è in collegamento con la divinità, che è il riflesso della divinità. Quindi questa vibrazione noi dobbiamo metterla in moto. Allora, io proponevo un mantra che viene, diciamo, in questo momento molto raccomandato, perché un mantra, diciamo, io lo chiamo un mantra altruista, però viene descritto come un maha mantra. Maha in sanscrito vuol dire grande, no? Basta ricordare il Mahatma, il Mahatma Gandhi, no? O il Maharaja, il grande re. Questo è un grande mantra, perché è un mantra che sprigiona una vibrazione potentissima. Per rifarmi a quello che diceva Peppe, è una vibrazione che apre uno squarcio proprio dentro le nubi per far penetrare il sole e la luce in noi come nell'umanità, perché poi questa frequenza che noi immettiamo nell'etere è una frequenza che viaggia, si distribuisce, va in risonanza. Cioè, come i pensieri, noi ancora non l'abbiamo capito questo concetto. Tutto quello che pensiamo non è che è invisibile perché non lo vediamo, non va da nessuna parte. Non è vero, è sbagliato. Il pensiero viaggia, si muove. È un'energia che si somma a tante altre energie e che possono creare il bene o possono creare il non bene.
E questo è importantissimo. Allora, il mantra che io volevo proporre stasera, questo Maha Mantra, è un mantra vedico, che lo vedete scorrere, che si riferisce al benessere di tutti gli esseri di tutti i mondi. Quindi noi non stiamo pensando solamente al nostro piccolo pianeta, ai nostri piccoli problemi, che se lo vediamo dall'esterno siamo spaventosamente piccoli. Tutti avete visto, ogni tanto girano quelle proporzioni, no? Il pianeta Terra all'interno del sistema solare, confrontandosi con i pianeti sempre più grandi, siamo dentro una galassia, questa galassia è dentro la Via Lattea, la Via Lattea è tutta, diciamo, scusate, il sistema solare è dentro la Via Lattea è ancora circondata da miliardi di altre galassie. Quindi noi siamo veramente quasi microscopici, eh? Però come esseri divini, come esseri di natura divina, possiamo fare molto, specie se siamo uniti all'unisono e viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Allora, questo mantra tradotto sarebbe che tutti gli esseri di tutti i mondi siano felici. Noi abbiamo diritto alla felicità, come si dice, il nostro diritto di nascita. Ce l'abbiamo proprio di dire, come se ce l'avessero scritto sul certificato di nascita. Tu dovrai essere felice, cioè hai diritto alla felicità. Lo possiamo recitare tutti assieme. Io consiglio, comunque, poi ognuno, noi lo stiamo facendo con un gruppo di amici tutti i giorni a mezzogiorno. Ci mettiamo lì, e disciplinare, cioè crearsi anche dei momenti che sono quelli. Non facciamoci prendere dalla pigrizia, magari cominciamo a fare un po' attività, vagabondare per casa senza capo né coda. Cioè, a mezzogiorno noi facciamo questo mantra. Chi si vuole unire è benvenuto, ognuno per conto suo. Non possiamo telefonarci, guardiamo l'orologio quando è mezzogiorno, troviamoci, anzi, io direi, permettetemi di dire, troviamoci un angoletto dentro casa, sistemiamocelo bene, mettiamo un tavolino, ce lo possiamo pure fare come artigianalmente, ci mettiamo delle immagini a noi care, delle immagini sacre, un maestro, se vogliamo, un simbolo, una cosa che ci eleva internamente, che ci stimola, che ci dà la motivazione. Accendiamo una candela, se vogliamo, o bruciamo anche una barretta d'incenso, e in questo piccolo altarino, chiamiamolo, noi ci sediamo e facciamo il mantra. Il mantra richiede ovviamente una sola attenzione, non divagare. Non è che la bocca e la lingua pronuncia il mantra e la mente sta girando, no, dopo devo preparare il pranzo, e dopo devo fare il caffè, e dopo devo mettere sulla lavatrice, e dopo devo fare quello. Tanto a casa cerchiamo di tenerci attivi in un modo o in un altro. Si fa, diciamo, in un quarto d'ora. Di solito si usa il numero 108, che è un numero particolare, che corrispondono alle 108 perle del collare del Buddha. Quindi addirittura, se qualcuno ce l'avesse, può usare il cosiddetto japa, che è quella specie di rosario con le varie perle, e girarlo fino alla fine. È semplicissimo, non richiede nient'altro, ma voi vedrete la differenza. Guardate, io ve lo garantisco, ve lo sottoscrivo proprio, ve lo sottoscrivo, perché sono momenti in cui queste energie si trasmettono, e un conto lo facciamo in 10, un conto lo facciamo in 100, un conto lo facciamo in 1000. Cioè, voi sapete, avete visto le statistiche. Adesso non mi ricordo il nome di quell'esperimento fatto dove 1000 persone si sono messe a meditare, e in quella zona calarono drasticamente i crimini, i furti, le disgrazie. Cioè, si cominciano a creare delle onde vibratorie che si espandono come le onde del mare. Cioè, si muove, l'onda del mare non finisce mai, cioè continua. Quindi noi dobbiamo essere i creatori di questa onda, perché la nuova era, diciamo, si crea a secondo del nostro stato interiore. Quindi uno stato interiore elevato produrrà degli effetti benefici, e questo è quello che noi facciamo. Quindi, se volete, ci prepariamo un attimo. Poi vi devo dire delle brevissime, è sempre un ricordatorio, non vi dico niente di nuovo. Guardate che questo che vi sto dicendo è materiale, diciamo, antico.
Una cosa importante anche è il respiro, e questo mi rifaccio per quanto riguarda tranquillizzare la mente. È importante in questo istante, in questi momenti, che la nostra mente non sia lasciata così a galoppare per conto suo. Allora, la mente e il respiro sono profondamente collegate, come la legna col fuoco. Quindi, se noi buttiamo legna sul fuoco, il fuoco arde di più. Per farvi un esempio, quando siamo alterati, abbiamo il fiato corto. Quando siamo con un'emozione forte, o stiamo magari ci siamo arrabbiati o preoccupati, sentiamo il respiro affannato, perché il respiro è in diretto contatto con la mente. Quindi abituiamoci a fare dei brevissimi esercizi, si possono chiamare pranayama, ma per semplificare, cioè un esercizio di respiro, ossia tre cose: inspiriamo, tratteniamo, espiriamo. Vedrete come la mente si pacifica, si calma, si tranquillizza, ci permetterà di dedicarci a una lettura, all'ascolto di buona musica, a un mantra, a quello che vogliamo. Abituiamoci anche giornalmente a farlo, perché è una cosa semplicissima, talmente stupida che la mettiamo anche in dubbio. Però è risaputo come il respiro e la mente siano molto, molto collegati, in simbiosi quasi, inseparabili, eh? Quindi, se vogliamo, io vi propongo questa recitazione. Magari possiamo fare, ecco, tre bei respiri profondi. Magari sediamoci belli comodi, con la schiena eretta, collo dritto, la spina dorsale. Non incrociamo le gambe, non incrociamo le braccia, le dita. Mettiamole sul grembo, se vogliamo, le appoggiamo sul tavolo. Quindi facciamo un profondo respiro, normalissimo, come facciamo sempre, come facciamo di solito. Inspiriamo, tratteniamo brevemente senza farci scoppiare i polmoni. E poi espiriamo, non importa dal naso, dalla bocca, non è essenziale. Essenziale è seguire questo processo. Riempiamo bene i polmoni, tratteniamo, espiriamo. L'ultima volta, inspiriamo, tratteniamo per qualche secondo, espiriamo. Poi per conto nostro possiamo trattenerci di più, trovare più una nostra tempistica, diciamo, più personalizzata. Adesso io metterò il mantra di sottofondo, dura circa una decina di minuti, lo cantiamo tutti insieme, magari lo facciamo scorrere due o tre volte in modo da capire bene il ritmo, la tonalità. E poi ci mettiamo lì, lo pronunciamo proprio parola per parola, lo ripetiamo. Lo seguiamo così come viene visto nello scorrimento del video. Cominciamo con tre belle om. Sukhino bhavantu,
Samasta loka sukhino bhavantu. 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 Samasta loka sukhino bhavantu.
testa loca, di non avanti, samasta loca, di non avanti, samasta loca, di non avanti. Samasta loka sukhino bhavantu, 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 samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Rimaniamo ancora qualche minuto in silenzio. Abbiamo immesso nell'etere una vibrazione potentissima, più di 1000 pensieri positivi, è un'energia, un missile proprio che ha squarciato le nuvole delle varie egregore che circondano il nostro pianeta e la mente di ognuno di noi. Naturalmente la sillaba Om all'inizio e alla fine
ha un suo significato perché è il suono primordiale, ma di questo ne dovremmo riparlare perché ci vorrà, cioè c'è veramente tanto da dire. E anche lo Shanti, alla fine, con il quale si concludono i mantra vedici, Shanti è una parola che vuol dire pace. Si ripete 3 volte perché chiediamo, vogliamo la pace nel corpo, nella mente e nello spirito, in questi 3 aspetti della natura umana. Bene, io spero che abbiate potuto sfruttare questo incontro. E naturalmente io non ve l'ho detto perché ho lasciato un po', come dire, libero arbitrio. La cosa importante che vi avevo annunciato è quella di non lasciare, non permettere che mentre uno fa un mantra la mente vada per conto proprio. Chi è bravo e sa immaginare, possiamo immaginare una luce bianca, una luce verde, come ci viene naturale, una luce che avvolge il pianeta, che parte dal nostro cuore, si espande dal palazzo dove viviamo, per la strada, il quartiere, la città, la nazione, il continente, e fa tutto il giro. E questa luce, diciamo, avvolge il pianeta. O semplicemente, se non abbiamo grosse capacità di immaginazione, ma le possiamo sviluppare veramente in pochissimo tempo, ci concentriamo sulle parole, cioè guardiamo, sentiamo il suono delle parole, rimaniamo su quella parola. Samasta loka sukhino bhavantu, che tutti gli esseri di tutti i mondi siano felici. Cioè noi stiamo manifestando un intento straordinario, cioè di una potenza inimmaginabile. Per chi sa vedere, queste vibrazioni arrivano veramente con una potenza inimmaginabile. Allora, io non so quanto, Michi, quanto vuoi andare avanti No, con la trasmissione. Io, guarda. in termini di tempo, so che comunque qualcuno magari ha Sì. degli impegni casalinghi, magari non ha cenato ancora, quindi possiamo fare un. Ricapitolando un po' quello che è stato detto, 3 fattori importanti per il cambiamento: non fumare, non bere, non mangiare carne. La nuova era esigerà la fine della sofferenza delle creature. Quindi mangiare la carne si innesca una serie di drammaticità per esseri viventi che non potrà sussistere nella era che si approssima. E quindi questo è un fattore fondamentale. Poi collegamento mente e respiro. Se abbiamo un momento di crisi, magari anche di panico, perché può succedere, non c'è niente di strano a sentirsi male, a sentirsi oppressi in queste situazioni, ci sediamo comodamente, respiriamo, è la cosa più semplice del mondo. Però siamo in collegamento col prana, con questa forza vitale che regola il flusso mentale. Respirare, trattenere, espirare. E poi il mantra. Poi se ci saranno ulteriori opportunità, amici, tu sai che io sono a disposizione. Rispetto quella disposizione che ci è stata data, a chi più è dato, più è responsabilità di condividere. Per cui io mi sento, non perché mi senta possessore di chissà che cosa, ma vorrei condividere quello che abbiamo fatto in questi anni, e condividerlo con tutti, e metterlo a disposizione di tutti e creare appunto questa grande forza, questa grande unione, sia per quelli che seguono il gruppo dello sdoppiamento astrale, quelli che seguono la meditazione. Diciamo, sono tutte attività che ci portano alla conoscenza, per cui non dobbiamo tirarci indietro, anzi, in questi momenti dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare, perché è un'ottima opportunità. Non facciamocela sfuggire,
siamo stati fortunati con le tre grazie che abbiamo ottenuto nell'incarnazione umana, per cui andiamo avanti con serenità. Le due doti fondamentali di un ricercatore spirituale sono la pazienza e la serenità, senza le quali non otteniamo nulla, non andiamo da nessuna parte. Stampiamocele bene in chiaro in testa e andiamo avanti. Io, da parte mia, amici, se vogliamo considerare qualche domanda in particolare, Cristica, decidila te, io sono a disposizione, non ho problemi. Io direi di non dilungarci tanto, anche perché ci sono un bel po' di domande e chiaramente non possiamo rispondere a tutte, quindi sicuramente ci daremo un altro appuntamento se tu sarai disponibile, anche per rispondere a un po' di domande. E io vedo, più che una domanda, questa è anche un'osservazione molto bella di Carmelo, che dice: l'umanità sta attraversando un cambiamento epocale, un cambiamento vibrazionale. Cosa implica questo cambiamento? La vicinanza a uno stato di coscienza e a un mondo meno lontani e meno separati dalla fonte. Per fare questo sono necessari dei cambiamenti in noi, per innalzare le nostre vibrazioni, grado di luce e quindi di amore. In quest'epoca il salto quantico che ci viene richiesto è che l'uomo esca dall'ego. Questo pensiero fa parte di uno scritto che sto leggendo. Voi pensate sia uno dei motivi per cui sta effettivamente avvenendo il cambiamento epocale? E Carmelo pensa proprio di sì. È stato bravissimo, ha sintetizzato proprio l'incontro che abbiamo tenuto, e non aggiungo altro, cioè assolutamente. Ha fatto una sintesi molto chiara, molto ben elaborata. E io vi devo confessare che mentre facevo il mantra ho avuto un messaggio un argomento che è importante trattare in questo frangente, e mi è stato detto di condividerlo, e si tratta della preghiera. Noi dovremmo, se vuoi, se sei d'accordo, anche affrontare come argomento, poi hai visto che si riesce a spaziare anche su tante altre cose, però un chiarimento, un approfondimento sulla preghiera credo che sia in questa fase molto importante per le persone, per tutti quanti noi. Va benissimo, Giorgio, vogliamo darci un altro appuntamento poi? Ok, parleremo anche di questo argomento. Quindi approfondiamo i temi che sono stati toccati attraverso le domande dei nostri amici. Perché si parlerà anche dell'ego. Parleremo anche a fondo nello studio della... Esatto. Una domanda che hanno fatto è proprio come dissolvere, ma più che dissolvere, trasformare l'ego. Quindi è un processo di trasformazione, no? Come dicevano gli alchimisti, trasformare il piombo in oro, qualcosa mi risuona, qualche cosa, ti ricordi? Quindi tu sai, amiche, quanti temi si toccavano al centro di Gnosi solamente per il lavoro della trasformazione dell'ego, no? Sì. Abbiamo trattato essenzialmente la trasformazione, cioè il conoscere se stessi e il trasformare se stessi, per cui io ben volentieri sono lieto di poter stare assieme a tutti quanti voi, ricevere anche le vostre chiarissime delucidazioni in merito, opinioni e domande che ci permettono appunto di trascorrere questi momenti assieme, e soprattutto sfruttiamo questi momenti e non guardiamo il televisore. Non è che per la noia andiamo lì, vediamo che fanno, ma tutt'al più, se proprio vogliamo, io l'ho fatto parecchie volte, mi seleziono un film su streaming, ma me lo scelgo io. Assolutamente, dobbiamo scegliere allegro, un documentario, una cosa che mi dai, un film di natura spirituale, c'è una marea di roba veramente fatta pure bene. Per assurdo, se volete io mi preparerò anche dei titoli
la prossima volta ti condivido, perché sono delle tematiche belle da condividere in famiglia, delle cose che danno la motivazione, danno lo stimolo, danno la voglia di andare avanti, di fare, di non soccombere a questa situazione, di non lasciarsi andare e di far nascere in noi questa nuova era, questo nuovo cambiamento. Poi rimaniamo anche sul fatto del volontariato, dell'altruismo, quindi questo era qualcosa che io avevo in programma di condividere con voi, ma vedo che non c'è stato tempo, ma è un argomento che possiamo abbinare con la tematica della prossima volta. Poi la prossima volta parleremo, e guardate, cercate di non mancare, perché è un argomento importantissimo, quello che noi concretamente possiamo fare per l'umanità. Quindi c'è l'aspetto di cui abbiamo parlato, della meditazione, il rivolgersi verso dentro, il ritrovare noi stessi e l'amare noi stessi, accettare noi stessi e considerarci come parti divine del tutto. Ma è anche importante poi cosa fare poi per tutto il resto del mondo, perché una volta che noi ci riconduciamo a noi stessi, poi dobbiamo automaticamente rivolgerci agli altri come specchio di noi, e quindi cercare anche di dare una mano al prossimo, a chi c'è vicino, a chi ha bisogno soprattutto. Quindi io vi dico, non mancate, perché ci rincontriamo e parleremo proprio di questo argomento, su cosa fare per gli altri, perché ci sono una serie di attività che sta svolgendo, e anche sul volontariato, molto molto concreta, in cui si può veramente aiutare in maniera concreta. Quindi, aiutare chi sta peggio di noi, perché guardate che c'è una realtà che noi non conosciamo, una cosa peggio, chi sta molto la pelle d'oca. Perfetto, per cui, Giorgio, io vi ringrazio Michi, ringrazio tutti dell'attenzione, ringrazio Michi dell'opportunità, che è nata così, da una semplice telefonata, chiacchierata, visto che stiamo facendo tante dirette, perché questo è il periodo in cui si parla tanto, si possono fare tante dirette su questi argomenti, abbiamo parecchio tempo, quindi perché no, veramente approfittiamone, veramente è molto importante. Sono contento che siamo arrivati a picchi anche di 35-40 persone, quindi l'interesse c'è, avete resistito un'ora e mezza ad ascoltarci e mi fa veramente piacere. Quindi buona cena a tutti, buona cena a tutti, buonanotte e buon riposo. Grazie a tutti quanti, grazie Giorgio, caro abbraccio a tutti, alla prossima, buona serata, buone cose, buona vita, non vi preoccupate, andrà tutto bene. Ciao a tutti, alla prossima allora, grazie.